Come superare conflitti e crisi in una relazione amorosa? Coppie estremamente felici e chiuse nel loro guscio amoroso possono incontrare, nel tempo, problematiche che nascono tra i due partner, nei partner singolarmente, questo perché ognuno di noi cambia continuamente nel tempo che vive, o per cause esterne, come per colpa di amici, parenti, colleghi di lavoro, rivali in amore, ex amanti di entrambi, eccetera. Quando si inizia una nuova relazione affettiva e si ha un minimo di esperienza in campo amoroso, a mio parere, si deve essere già pronti a gestire crisi e conflitti che possono nascere anche nel prossimo futuro, soprattutto quando in principio la coppia presenta pochi punti negativi. La prima cosa da coltivare per quanto mi riguarda è il dialogo. Bisogna sempre chiedere al proprio partner cosa vuole dalla relazione, sia a livello emotivo che logico, come maggiori attenzioni affettive, un atto amoroso sessuale più duraturo o intenso, una più salda serenità economica, una forte fiducia, la fedeltà, la rintracciabilità, la condivisione di interessi, il tipo di vita sociale condivisa, il rispetto per i propri spazi personali, eccetera. Il secondo passo è dichiarare al proprio partner quali sono, invece, i nostri bisogni, ovvero cosa ci aspettiamo dal rapporto, quali sono i nostri interessi che vogliamo portare avanti in coppia e o da singoli, nonché qual è il nostro stile di vita, come quello alimentare, sportivo, eccetera. Il terzo passaggio è pensare come il partner, mettersi nei suoi panni per comprendere il perché agisce in un determinato modo ed ha certi comportamenti, per noi piacevoli o irritanti. Un esempio è quando si inizia un nuovo amore ed uno di entrambi i membri della coppia sono ancora fortemente legati agli ex per dipendenza dai ricordi, abbandoni dati o ricevuti, ricordo dei momenti felici con questi, eccetera. Bisogna, comunque, cercare sempre di non perdere mai il dialogo. Infatti, quando una coppia inizia a rompersi, vi è sempre una diminuzione del periodo e qualità della conversazione tra i membri di questa, della condivisione delle idee, del mancato racconto degli avvenimenti che ci sono stati in giornata senza che il partner fosse presente, dei vecchi e nuovi interessi, della progressione dei progetti attuali e futuri, nonché un eventuale calo di desiderio sessuale verso l'altro o l'altra. Ogni tipo di problema con il prossimo, per quanto mi concerne, si inizia ad affrontare partendo dalle parole, anche brevi, per poi passare subito agli atti risolutivi, ovvero, nel caso delle relazioni amorose, riprendere a fare insieme quelle azioni spensierate e felici, come il camminare nella natura, il vedere un film e fare l'amore ovviamente insieme. Bisogna sicuramente evitare ogni forma di litigio, perché questi portano sia ad innervosire due partners, arrivando anche a far loro provare sentimenti negativi verso l'altro, che ad un loro allontanamento, ovvero ad una dissipazione delle emozioni positive che due avevano nei momenti felici o, peggio ancora, a vedere il rapporto in maniera opportunistica, cioè per propri benefici personali, economici, abitativi o di compagnia, cioè evitando, in quest'ultimo caso, la paura di rimanere soli. Per tale ragione, in una relazione intima tra due persone, bisogna creare confidenza, partendo dal piano comunicativo. Infatti, quanto più conosciamo e ci facciamo conoscere dal nostro partner, tanto più possiamo comprendere se con questa persona ci piace stare o se siamo corrisposti, arrivando a risolvere nel breve tempo, anche insieme a questa, eventuali conflitti o crisi nate. Questo ovviamente richiede impegno mentale e tempo a disposizione, cioè bisogna vivere, con chi stiamo insieme, tante varie esperienze, anche negative, nel medio-lungo periodo, per arrivare minimamente a conoscerlo.
Ad esempio, bisognerebbe stare con il partner, da soli, con gli amici, osservarlo quando è senza di noi, in famiglia, nonché svolgere insieme svariate azioni come il trascorrere una vacanza, il dormire nello stesso letto nello stesso momento, lo studiare, il lavorare, fare attività di tipo artistico, giocare, eseguire dello sport, eccetera. Per entrare nello specifico, i campi di intimità da coltivare per amplificare o recuperare un rapporto amoroso sono i seguenti. Quello sociale, che porta a stare insieme in un gruppo di amici comuni, in famiglia, con degli sconosciuti e con dei colleghi di lavoro. Quello cerebrale, ovvero associato alla condivisione di stessi valori morali, eventuali credenze o non credenze, interessi, abitudini, anche alimentari, studi, hobby ed attività professionali. Vi è poi l'ambito sessuale, nel quale scambiare le fantasie erotiche realizzabili e anche quelle solo mentali, il provare, ovviamente insieme, nuove posizioni nell'atto amoroso sessuale, il prolungare quest'ultimo mantenendone alta la qualità e, soprattutto, cercare di appagare più l'altro partner piuttosto che pensare al solo piacere personale. Ed infine vi è il settore affettivo, senza accoppiamento, cioè legato ai baci, agli abbracci, alle carezze, agli sguardi, alla reciproca comprensione senza l'uso della parola ed al coordinamento sulle stesse frequenze mentali nello stesso momento. Entrando in profondità in tali settori principali della vita di coppia, possiamo capire anche se tale individuo è idoneo oppure no per stare accanto a noi ed, ovviamente, viceversa, confrontando le nostre esigenze con le sue, per fare un esempio. Per concludere, quando una coppia amorosa funziona, anche in maniera sufficiente, non bisogna abbattersi per conflitti o crisi che possono, prima o poi, verificarsi, ma bisogna impegnarsi, preferibilmente da entrambe le parti, iniziando a lavorare dalla comunicazione per poi passare, quanto prima, agli atti pratici e risolutivi volti ad eliminare i problemi, piccoli o grandi, insorti.